Favorire l'integrazione attraverso la scuola. È durante il Consiglio Generale della CISL Scuola Lombardia che si sottolinea l'importanza del dialogo interculturale a partire dai giovani studenti. La scuola è il primo strumento di integrazione. La scuola è il luogo di socializzazione, la scuola è il luogo di educazione, di formazione, non è solo un luogo di istruzione, è attraverso l'istruzione che si attivano i processi educativi. La scuola forma le generazioni, i giovani e i cittadini del domani, educandoli al rispetto reciproco, educandoli alla convivenza democratica ed educandoli al rispetto delle identità, perché è una ricchezza non solo per i giovani ma è una ricchezza per il paese, solo che la scuola deve essere messa nelle condizioni di poter farlo. Il 24,3% degli alunni con cittadinanza non italiana è iscritto in scuole lombarde ed è la provincia di Milano ad accogliere il maggior numero di studenti immigrati. Le etnie che la scuola lombarda intercetta sono circa 190. Il messaggio che vogliamo lanciare è un po' dentro nel titolo, come tanti fili di un tessuto colorato, per creare un mondo nuovo di pace e soprattutto un mondo in cui si possa veramente vivere. A sottolineare la necessità di una nuova integrazione anche Roberto Benaglia della segreteria regionale della CISL Lombardia. Siamo in una fase in cui con la crisi della società europea ed italiana il tema dell'integrazione, il tema della crisi, il tema delle conseguenze sociali, il tema del tenere assieme legati i fili tra tutte le comunità diventa ancora prioritario e importante.